domenica in famiglia e buona domenica a te, Don Pasquale, che fai parte della nostra famiglia e delle famiglie che ci seguono da casa, perché noi entriamo nelle case degli altri. Ben trovato! Buona domenica a te, buona domenica della Santa Famiglia a tutti! Grande, grande Don, buona domenica. Allora, oggi è festa, continua la festa dopo aver celebrato insieme il Natale e ci ritroviamo così nelle famiglie che quest'anno un po' hanno subito tantissime difficoltà, tantissimi ostacoli hanno dovuto superare, qualcuno ancora non ce la fa. Quindi noi, diciamo, attingiamo ad una fonte. Abbiamo scelto Amoris Laetitia di Papa Francesco proprio perché da lì si possono trarre tantissimi spunti per risollevarci. Sì, e questo lo fa il Papa già dall'inizio, perché ecco, nel primo punto di Amoris Laetitia il Papa parla della famiglia come il grembo della vita in cui sorge e si alimenta la gioia dell'amore, che in fondo altro non è che la gioia del Vangelo, ce l'ha ricordato lo stesso Papa Francesco nella sua prima esortazione, quel grande manifesto programmatico del suo pontificato, l'Evangelii Gaudium. La famiglia diventa il grembo privilegiato dove sorge la vita, ma anche dove si educa la vita. Perché è vero, è già un grande miracolo accogliere come dono di Dio la novità di una vita, ma il miracolo va custodito, va fatto crescere, va alimentato, va continuato, perché va a creare delle persone autentiche, sincere, dei cristiani impegnati, ecco, nella società, nelle loro famiglie appunto, ma anche nella grande famiglia che è la Chiesa. Certo, ci troviamo davanti ad un lavoro che richiede tanto impegno e anche tanto sacrificio da parte nostra. È una maturazione a fuoco lento quello della famiglia, certo contraddistinta da tante gioie, da tante soddisfazioni, ma a volte anche, ecco, lo vediamo specialmente in questi tempi, da tante piccole tribolazioni in cui siamo ovviamente costretti adesso. Fuoco lento sicuramente acceso oggi in tutte le case perché è domenica e di solito la famiglia si ritrova. Don Pasquale, possiamo considerare la famiglia un monastero dove ci sono delle regole da rispettare, no? Delle regole monastiche tipo alle quali poi insomma dedicarsi ogni volta con serietà, a volte anche con eroicità? Certo, noi forse quando pensiamo al monastero, almeno questo è il pensiero che si ha nel sentimento comune, quando si pensa al monastero si pensa come qualcosa di troppo angusto, di troppo stretto, forse anche limitante la personalità di ciascuno, ma è il luogo in cui fiorisce innanzitutto la sana relazione con Dio e in Dio la sana relazione anche con gli altri. Nel monastero si sperimenta concretamente la solidarietà e la vicinanza. Innanzitutto, come ti dicevo prima, nel rapporto con il Signore e nel silenzio, nell'intimità della propria cella, che diventa per noi il cielo, dice un antico adagio monastico, è proprio nell'intimità che noi scopriamo la verità di chi noi siamo, la vocazione a cui il Signore ci ha chiamati e che noi dobbiamo adempiere per far sì che la nostra realizzazione nel mondo diventi piena, che noi andiamo ad occupare il nostro posto concreto all'interno del mondo, un posto che possiamo occupare solo noi e che non altri possono fare. E quando si ha un rapporto buono con il Signore, fecondo, anche i rapporti con gli altri diventano altrettanto fecondi e buoni, perché, ecco, ricordando quello che ci scrive l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera, non si può dire di amare Dio che non si vede se non si passa attraverso l'amore concreto per i fratelli, che sono quelli che noi vediamo, che stanno davanti a noi. E che in questo senso penso che, ecco, il tempo di Avvento che abbiamo appena finito, abbiamo appena compiuto, il tempo di Natale che abbiamo testé iniziato, possa rappresentare una buona palestra di incontro con Dio e con il prossimo. Ecco perché questa relazione poi è immagine anche della relazione trinitaria, si è tutti collegati. Don Pasquale, ti faccio ascoltare un caffè di Paolo Pugni perché parla della nostra grande responsabilità che siamo sicuramente riguarda l'individuo ma riguarda anche l'intera famiglia. Tocca a noi. Buongiorno, buon caffè. Quando si tratta di andare a cercare le pecore, tocca a noi. Ma ho messo insieme due cose, è bene che io le spieghi.
La paginata di Alessandro D'Avenia del lunedì del Corriere, nel lunedì di Sant'Ambrogio, parla di un libro che adesso non ho in mente, in cui un pastore islandese si mette nel mese più freddo, quello in cui inizia l'avvento, alla ricerca delle pecore disperse, perché altrimenti sarebbero condannate a morire. Ed è un viaggio nel quale alla fine riscopre se stesso. Più che l'impegno per le pecore, che peraltro è un significativo impegno, è una missione, quello che conta è che in questo viaggio, e questo viaggio è un tema ricorrente in questo periodo che ci porta al Natale, e questo viaggio è quello che lo cambia. Perché in fin dei conti si alza in piedi e si mette in gioco. E qui entra in campo nel nostro caffè un altro messaggio importante. Il messaggio tocca a noi che l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ha rivolto alla città come consuetudine, con il messaggio alla città che ha origini molto lontane, molto profonde, e che quest'anno è dedicato proprio all'impegno personale, al mettersi in gioco nel proprio piccolo ambito. Non è che dobbiamo metterci alla testa di un movimento o pensare di stravolgere il mondo o apparire sulle copertine dei giornali perché diciamo che ci hanno rubato qualcosa. No, si tratta semplicemente di mettersi in gioco. Tocca a me anche soltanto riordinare la cucina, tocca a me fare qualcosa, ma questo vuol dire prendersi la responsabilità, dare una risposta a una situazione che ci richiede di appunto rispondere. Siamo appellati, siamo chiamati, siamo avvocati in qualche modo, chiamati da qualcuno a fare qualcosa e quindi dobbiamo rispondere. Ci sono, presente, sono qua. Perché tocca a noi veramente fare le piccole cose che cambiano realmente la vita. Lo diceva anche la domanda dietro la domanda, un bel libro di John Miller che diceva: se non ti metti in gioco tu per cambiare le cose, non aspettare che siano gli altri a farlo. Buongiorno e buon caffè. Ed eccoci qua, rientriamo dal caffè di Paolo Pugni che ci invita alla riflessione. Tocca a noi questa responsabilità grande, questo lavorare insieme, questo senso di comunità attiva poi, tra l'altro. Don Pasquale, tu ti sei mai ritrovato ad affrontare, diciamo, una coppia, insomma, ad incontrare una coppia con una richiesta di aiuto per abbattere qualche difficoltà particolare, qualche crisi, forse in questo periodo anche economica, che di solito quando le coppie non vanno d'accordo non si porta più sul carattere, invece oggi, lo vediamo, lo sentiamo, la problematica economica risalta più di tutte. Questo tempo di pandemia ha aperto una voragine nelle strutture familiari, perché ha evidenziato tante fragilità, non solo da un punto di vista comportamentale, psicologico, religioso, ma anche, come dicevi tu prima, dal punto di vista economico, che è l'aspetto che più immediatamente si vede e si percepisce. Quante richieste di aiuto ci sono pervenute in quest'ultimo periodo, quante richieste di sostegno, di vicinanza, di conforto, perché veramente ci stiamo accorgendo di una lacerazione continua e progressiva che c'è del tessuto familiare, che è lacerazione del tessuto sociale. Ecco, noi abbiamo bisogno di riscoprire oggi il valore fondativo della famiglia per la società, perché ne va del futuro stesso del nostro popolo, anche del nostro futuro come chiesa, come comunità cristiana. Ecco, proprio alcuni giorni fa sentivo in TV il report dell'Istituto Nazionale di Statistica che ci parlava di un calo della natalità che è drammatico. Noi non entravamo in questi livelli di crisi dal 1944 e ogni anno c'è un calo di natalità ed un invecchiamento della popolazione che ci deve dar veramente a riflettere. E noi dobbiamo capire, ecco, che oggi siamo immersi veramente in un'epoca di cambiamento. Ecco, lo stesso Papa Francesco ce lo ricorda, quindi un cambio di paradigma sociale, storico, culturale, antropologico, che ci immerge in una storia sempre più segnata dall'individualismo e anche dalla scelta della solitudine, a volte dalla scelta della solitudine. Questa è una cosa drammatica e ovviamente di tutte queste cose la famiglia, la struttura familiare e sociale ne risente. Cosa siamo chiamati a fare allora noi oggi come cristiani? Dobbiamo annunciare la bellezza del Vangelo della famiglia. La famiglia è una buona notizia,
è una notizia di Natale, ma anche una notizia di Pasqua. Quando si vive bene in famiglia, quando si creano relazioni buone, sane, pulite, veramente si fa Pasqua, si risorge anche dalle ceneri, perché in fondo noi siamo questi. Quando ci accorgiamo di essere arrivati al limite delle nostre possibilità, al punto più basso della nostra umanità, il Signore ci chiama a risorgere, a dare al mondo una testimonianza nuova, non tanto con le parole, ma quanto con i fatti, perché diciamo che la famiglia è bella quando vediamo famiglie belle, luminose, grate, generose, che esprimono quotidianamente nella loro dedizione agli altri, al mondo, la risposta piena che loro hanno dato di adesione alla volontà di Dio. E il fatto è, mi ricollego al controllo nelle nascite, queste famiglie che programmano, no? Anche eventuali figli, purtroppo lo si decide anche in vista di un futuro incerto, con tutti i problemi che ci sono adesso e che quindi a volte si pensa di non riuscire a superarli. Questa è una visione che va riguardata, insomma, rivista. I contorni del futuro sono diventati molto molto labili e questo ci fa molta paura, ci mette in sicurezza, perché noi siamo continuamente esposti alla tentazione di controllare sempre. Esatto. Se non controlliamo non siamo al sicuro, non ci sentiamo protetti. Invece il Signore ci spinge alla logica del dono. La vita è sempre dono di Dio, da accogliere con responsabilità, da far crescere, da custodire e da spedire sulle strade della santità. Io a questo proposito, Don, dopo la pausa pubblicitaria incontrerò tre famiglie che hanno accolto questo dono, ha anche molti doni, perché sono addirittura famiglie numerose alcune di loro, sono tre famiglie che ritrovo subito dopo, visto che oggi è la giornata dedicata alla famiglia, non potevano mancare. Quindi io ti ringrazio di cuore, Don, per questo tuo intervento, ormai sei il mio compagno di viaggio, quindi insomma non posso fare a meno di te. Sei la nostra... Se fai parte della nostra famiglia. Grazie Don Pasquale, ci vediamo domenica prossima con una sorpresa. Volentieri, ci vediamo domenica. L'anno prossimo praticamente. Praticamente sì. Ciao. Ciao.